Rieccoci con Stone of Life. Nell'episodio precedente avevamo recuperato la chiave per poter entrare nel monastero. Abbiamo la chiave, quindi missione compiuta. Iniziamo subito la missione di oggi, che consiste nel sconfiggere Revion. E in teoria anche fermare il rituale dei cattivi. Oddio, che roba è! Che brutta! Torretta Goblin! Mamma mia, che brutta! Olè, finalmente! E qui abbiamo anche un capo orco. Cavolo, se è tosto anche lui, mamma mia. Abbiamo trovato una missione di quelle difficili oggi. Ok, ce ne siamo liberati. Ok, abbiamo saltato un po' di nemici e questi non li possiamo saltare, però. Questi dobbiamo sconfiggerli. S-
Sconfitti tutti, sì. Bene, bene. Allora, vediamo. Rimane questo, ma ce ne liberiamo subito. Questi sono gli ultimi, poi possiamo andare all'area successiva. Cavoli, Ignis li sconfigge in un batter d'occhio. Servirebbe più spesso, cavoli. Invece possiamo avere Ignis solamente in occasioni particolari. Purtroppo. No, ma guarda, guarda, cadono come birille. Ok, andata anche questa zona della mappa. Cavoli, siamo al sesto livello sottoterra. Dovremmo essere alla fine ormai. Incontreremo questo Raivion prima o poi. Che poi, ma perché gli orchi servono un umano? Cioè, cosa c'è dietro? Perché hanno questi... La che è come... Oh santo cielo, cosa c'è lì sotto? Mamma mia, qua non ne usciamo più. Allora, una cosa per volta, liberiamoci di questi due. Ce ne sono ben tre torrette. Finalmente, credevo di morire, sul serio. Oh, l'abbiamo trovato finalmente. Ma allora è Levion o Raivion? Credevo di aver sbagliato io, mi era venuto il dubbio poco fa, e invece hanno sbagliato i programmatori, praticamente. Quindi il nostro Raivion ci dice la necrosis a un maestro e poi fa questo incantesimo e compare un altro spirito. Quindi questo è... dovrebbe essere il terzo spirito che incontriamo. Ma noi lo abbiamo sconfitto.
perché siamo forti. Il maestro già sa che stavi per venire qui. Ho completato la mia missione. Quindi questo non era il vero obiettivo di Necrosis. Ed è morto, muore. Bene, abbiamo completato anche questa missione. E ora il membro di Ignis ci dice che per ottenere nuove informazioni dobbiamo tornare in città. Allora, abbiamo l'inventario pieno, quindi dobbiamo liberarci di qualcosa per ottenere la ricompensa, ad esempio questo. Ce ne liberiamo. E accettiamo la ricompensa, quindi dobbiamo tornare da Monica sostanzialmente. Per oggi però mi fermerei qui, grazie per aver visto il video, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!